ragazzi, benvenuti e bentornati nell'ufficio. Non venivo da almeno 2 mesi, da prima delle feste di Natale, perché sono stato impegnato col trasloco cazzi e mazzi, quindi non ho avuto cazzi di venire qui in studio, ed è diventato un ripostiglio. Cioè, quello che ho davanti è un bordello totale, ma va bene così, me lo merito, è giusto così. Oggi finalmente torniamo con un video molto particolare, perché andremo ad unboxare dei gadget davvero, come dire, inusuali, che non si vedono ogni giorno. Perché sono andato sul sito di Tiger, come avete detto sicuramente dal titolo, e ho comprato tutti praticamente i gadget tecnologici che esistono su Tiger. Perché sappiamo che Tiger vende di tutto, dalle spezie all'arredamento per casa, alle minchiate, che è cazzate elettroniche. E quindi mi sono detto, ma siccome nessuno ha mai effettivamente provato questi gadget, andiamoli a testare. Quindi ho fatto un ordine davvero succoso su Tiger. Ho speso circa 60 euro, ho comprato un bel po' di roba. Molto bello il packaging comunque, cioè veramente figo. Ho scritto qui Flying Tiger, ho scritto anche see you at flyingtiger.com. E adesso dobbiamo praticamente aprire sto pacco. In che modo? Non lo so. Se niente, si apre così. Ok, adesso rivela il contenuto. Bomba! Guardate qui che robetta, che contenuto succoso che abbiamo. Che cazzo ho comprato, ragazzi? Allora, ho comprato un smartphone projector, questo, appunto, una cazzata. Poi ho comprato un megafono, stupendo. Cioè, vedete quanto minchiata che accattavo. Poi ho comprato la smartphone TV, questa qui, veramente figa. Questa è quella più grossa, tra l'altro. E poi ho comprato anche un set di walkie-talkie, nel caso dovessero servire. Batterie, chiaramente, per far funzionare il tutto. E una quantità infinita di cartone. Però stupendo l'impallaggio. Così dopo rimetto tutto dentro e me lo riporto. Allora, questi qui sono le robe che ho comprato. Un bel po' di cazzate, devo essere sincero. Cioè, guardate qui, le metto queste belle in mostra qui se riesco. Tipo, chi ci sta, mettiamo qua questo così. Oh, eccoci qua con tutti i nostri gadgettini sul tavolo. Direi di partire da quelli che mi incuriosiscono di più. Quelli che vanno alimentati a pile li lasciamo alla fine. Quindi il megafono e il set di walkie-talkie. Iniziamo, quindi mettiamoli da parte, da quelli che sono, diciamo così, passivi. Lo smartphone TV. Questo qui, ragazzi, che dovrebbe essere una TV per smartphone. In che senso? Non ne ho la più pallida idea. Lo andiamo a scoprire. Quindi unboxiamolo immediatamente e vediamo cosa si c'è all'interno. Ovviamente li proveremo tutti pian piano e vediamo come funzionano. Non c'è assolutamente niente dentro la scatola, semplicemente sto robo gigantesco. Basta. Orrendo, ragazzi, bruttissimo. Praticamente, mettendo il nostro smartphone qua dentro, figa. Cioè, ragazzi, non so se si riesce. Ok, da sopra si vede meglio. Cioè, guardate qui. Praticamente, questo è lo smartphone in dimensioni reali, questo qui. E poi, mettendolo dentro, diventa enorme. Però, wow, fighissima sta cosa, ragazzi. Guardate qui quanto zoom, una roba pazzesca. Che vergognoso, che scandaloso. Oh, guardate che bella foto che ho in questo telefono. Mi ero scordato di avercela. La foto della Cupra, praticamente. Ok, quindi mettiamolo così. Adesso purtroppo non so se si riuscirà a percepire. Come metto? Minchia, ragazzi, fighissimo. Cioè, diventa enorme. È una cazzata, Però fantastica sta roba. Cioè, si vede tutto molto più grande. Ci sono dei tasti che giustamente non hanno nessun tipo di funzione. È pazzesco. Cioè, si vede. È grossissimo. Cioè, non so se si riesce a percepire. Oddio, qua si vede. Cioè, comunque, sostanzialmente, dobbiamo ficcare il nostro telefono qua dentro e lui zoomerà tutto. Sarebbe figo trasformare questa roba in una vera TV, perché la carcassa è figa. Magari qua mettiamo un display. Minchia, che è vero figo, raga. Tipo con Arduino, creare un computer qua dentro. Minchia, raga, mi è venuta un'idea pazzesca. Lo voglio assolutamente fare. Fatemi sapere che ne pensate qua sotto nei commenti. Cioè, sfruttare la carcassa per andare a creare un computer, magari con non con Arduino, con Raspberry Pi, cazzo dico Arduino, miniaturizzarlo e metterlo tutto all'interno di questa cosa. No, secondo me è top, raga. Secondo me è top. Ora passiamo a quest'altro. Questo è un proiettore per smartphone. Quello ci zoomava in teoria. Questo dovrebbe proiettare su una parete, e qua dietro abbiamo una parete bella libera, le immagini che il nostro telefono riproduce su una parete. Non so in che modo, visto che forse non ha batterie. Non mi ricordo se questo ha batterie, onestamente. Però andiamo a vedere. Mamma mia, si è aperto tutto. Poi qui abbiamo praticamente uno specchio. Oh, fighissimo, guarda che bello. E dobbiamo mettere praticamente il telefono qua dentro al 100% di luminosità. E questa roba dovrebbe proiettare sullo schermo. C'è anche la messa, il regolatore di fuoco. Ragazzi, no, sono troppo curioso. Questo lo dobbiamo provare assolutamente. Ok, adesso siamo su YouTube. Andiamo a prendere banalmente un mio video, no? Come che mi metto? Ah, no, aspetta. Non esce il telefono. Raga, non esce il telefono. Porco due, raga, non esce il telefono. Ma l'ho infilato.
cazzata. Così. Ok. Poi devo mettere sto robo qui così. Ma come chiesa mi ha tenuto qui te al capo? No, raga, pazzesco, non si chiude veramente. Va bene, l'ho chiuso però. E quindi in teoria adesso dovrebbe progettare. Io mi vedo, raga. Bisogna spegnere la luce, secondo me. Vediamo che cazzo succede. Cioè, raga, si vede, ma si vede pochissimo. Adesso, oddio, ah, lì qualcosa si vede. Ok, raga, sto registrando con un'altra cam. Questo qui è il dispositivo nelle mie mani. E lì praticamente c'è la proiezione. Si vede, ma veramente, raga, pochissimo. La distanza è minima. Però funziona. Secondo me, totalmente al buio potrebbe funzionare un po' meglio, chiaramente. Però anche la messa a fuoco, se la troviamo, si riesce a leggere qualcosa, come potete vedere, e diciamo che funziona. Cioè, diciamo che funziona. Diciamo, ah, caruccio, guardate qui, 12 pollici. Ok, siamo tornati con la luce divina. Funziona, non male, sicuramente non so cosa ce ne potrei fare, però ci sta. Oh, raga, nel complesso ci sta. L'importante è che un minimo funziona. Mettiamolo a riposo, perché ormai il suo l'ha fatto. Penso che non lo utilizzerò mai più in vita mia. La tabella di tutte queste cose, io non posso fare manco il reso. Anche questo funziona. Passiamo adesso alle cose attive, alle cose che necessitano una batteria. Quindi passiamo al megafono with voice changer. Ah, minchia, c'è il voice changer. Ma minchia, adesso se divertimo. Troviamo all'interno della confezione megafono, fine. Poi qua abbiamo praticamente dei tasti, ve li faccio vedere. Abbiamo tipo l'omino, il robot e la voce da donna, il microfono e la musica che possiamo riprodurre tramite questi tasti qui. Caruccio che è combinato così sopra, fermo delle labbra. E presuppongo abbia bisogno di batterie. No! E come cazzo faccio io? Raga, ho bisogno di un cacciavite per mettere le batterie all'antica, raga. Dopo alcune interminabili ore ho trovato i cacciaviti. Ecco qui il nostro coso finalmente smontato. Qui ci vanno le batterie. Andiamo a prendere ste cazzo di batterie. Finalmente, ragazzi, vi giuro. Mettiamo le batterie. Tra l'altro, stupende queste batterie di Tiger, raga. Sono proprio fighe. Guardate qui, hanno tipo fighe. Meno e più in questa maniera. Che fighe. Ok, allora andiamo a mettere meno e più. Ehi. Pronto? Pronto, prova, pronto, prova. Sano, sano. Prova, prova. Ehi là, ehi là. Ehi, 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 ehi. Non penso si possa alzare il volume perché non ci sono altri tasti. Che vomito. Fermiamo la voce alla donna. Ehi là, ehi là, ehi là. Ehi là, ehi là. Ora un gallo. Che cazzo era? Scusa, ragazzi, ho cliccato il tasto per fare la musica. Raga, ma che hanno registrato tipo dei bambini. Passiamo avanti che è meglio. Passiamo ai walkie talkie, ragazzi. Finalmente. Questi sono quelli che, a cui tengo di più. Anche qui spero che non serve il cacciavite. Dite voi, ma Giampi l'hai trovato? Sì, ma è gigante, quindi non svito un cazzo. Ok, allora prendo i walkie talkie. Abbiamo chiaramente il primo e il secondo walkie talkie. Non abbiamo più niente. Eccoli qua. Raga, sono leggerissimi. Non hanno niente. L'antenna non si può né alzare né abbassare. Non se lo fa proprio un cazzo. Io come cazzo lo apro sto coso? Devo spaccare, lo spacco, chi se ne fotte? Top number one. Tanto ragazzi, chi se ne fotte? Apriamo il secondo. L'importante è voi chiaramente quando lo comprate non spaccatelo. Oh, perfetto. Ragazzi, molto semplice, tutto perfetto, tutto così. Qua servono addirittura tre pile. Minchia, un delirio. Quindi io una, due. Poi qua mettiamo il più. Intanto spegniamolo, che male non sarebbe. Non lo richiudiamo. Vediamo qui che succede. Accendiamoli entrambi. Quindi uno e due. Ehi. Ehi, 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 prova, prova. Si sta sentendo? 41, 42, passo. 41, 42, passo. Ti ricevo, ti ricevo, ti ricevo. Però facciamo una cosa, io lo metto qui. Lo metterò così, raga. E mi allontano. Vediamo se prende. Allontanandomi, boh, vado davanti alla porta. Vediamo se funziona. Chiaramente mi vloggerò con un'altra camera. Ok, ragazzi, lì c'è il walkie talkie. Vediamo se si sente. Che si sente? Apriamo. Prova, prova, prova. Io non so se si sente, chiaramente. Volante 1, volante 2. Non so se si sente, Tore? Si sente? Chissà se mi si sente, lo scopriremo. Ok, fino a qui mi si sente, perché lo sento. Poi non so se si è sentito qualcosa quando mi ero allontanato, chiaramente. Funzionano, è un giocattolo, chiaramente. Devo chiedere chi sei, ricordo un delirio. Sono anche customizzati con i colori di Tiger, molto belli. Ragazzi, che dire, io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è stato il vostro gadget preferito. Questo è veramente inquietante, perché cliccando il coso della musica succede, non lo so, registrazioni strane. Non sembra che l'abbiano preso dalle cantine, no?
mi dissocio, bruttissimo. In questo praticamente voglio creare, fatemi sapere se vi potrebbe piacere il progetto. Vorrei creare troppo un computer all'interno di sta roba. Secondo me viene veramente figo e ci voglio assolutamente provare. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti se vi interessa. E ditemi anche qual è il vostro preferito. C'è un delirio in questo studio, devo sistemare. Bella.